Ecco, abbiamo sentito questa frase, questa affermazione di Gesù: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Ecco, questo tanto amato il mondo, ecco l'identità di Dio. Dio è amore. Cosa significa Dio è amore? Significa che nel seno della Trinità c'è non soltanto la felicità, ma c'è la pienezza dell'amore che è in Dio. Quando Giovanni dice Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio, parla del Padre, e il Padre è tutto l'amore donato, il figlio è tutto l'amore ricevuto e lo Spirito Santo è tutto l'amore scambiato. Dio è amore. Nel seno della Trinità ecco la pienezza. E dunque Giovanni aggiunge, o piuttosto Gesù aggiunge, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Attraverso la nostra adesione a Cristo, attraverso il credere, noi siamo, come dire, chiamati da Dio o portati da Dio verso la vita eterna. Quest'amore di Dio Padre, noi dobbiamo rifletterci molto e tutto il Vangelo è la rivelazione di quest'amore del Padre. Ricordatevi la parabola del figlio prodigo, come Gesù parla della bontà del Padre, la sua compassione, commosso, rivestitelo, eccetera. È il modo di agire del Padre nostro, come lo ha fatto attraverso i suoi profeti nell'Antico Testamento, come l'abbiamo sentito. Dio aveva compassione del suo popolo e del suo tempio. Un'altra traduzione diceva Dio amava il suo popolo. E anche se l'ha lasciato, perché questo popolo si era allontanato da lui, l'ha lasciato prendere dai nemici con la distruzione di Gerusalemme e del tempio, ha suscitato un uomo, il re Ciro, per riportare il popolo nella sua terra e ricostruire Gerusalemme. Ecco, non siamo mai abbandonati. Noi possiamo abbandonare Dio, ma Dio non ci abbandonerà mai. E abbiamo sentito cosa aspetta da noi Gesù. Chi crede in lui, credere, non dice chi ha la fede. Avere la fede sembra come un deposito che mettiamo in un angolo della nostra vita. Invece credere significa una dinamica che è contenuto nel verbo. Credere significa la mia adesione oggi a colui che ha salvato il mondo. Dice chi crede, perché chiunque crede in lui non vada perduto. E abbiamo sentito nella seconda lettera, la seconda lettura, la lettera di Paolo agli Efesini, come Dio agisce, perché Dio dice, Gesù dice, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Vedete, questo suo figlio è il grande dono che il Padre ci fa per manifestare all'umanità e a ognuno di noi l'immensità del suo amore. Dal momento dell'incarnazione, della nascita di Gesù a Betlemme, fino alla sua risurrezione e ascensione, fino alla sua elevazione sulla croce, è l'immenso amore di Cristo, di Dio Padre, che si realizza nel Figlio. Paolo aggiunge, o piuttosto commenta, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato. Vedete come Paolo come dire, sviluppa quest'amore, ricco di misericordia. La misericordia è il cuore di Dio, sono due parole nella parola misericordia, miseria e cordia e cuore, il cuore di Dio che si china sulla nostra miseria, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato. E ritorniamo sempre alla sorgente. Da morti che eravamo, ci ha fatto rivivere in Cristo, con Cristo. Dunque, vedete, è il Cristo che è all'opera per diffondere nel nostro cuore la vita divina. E aggiunge Paolo, per grazia siete salvi.
Cosa significa per grazia? La grazia di Dio è il favore di Dio, ma molto di più è la vita stessa divina che viene a abitare il cuore di colui che crede in Lui e che riconosce la sua povertà per essere capaci, essendo vuoto di se stesso, capace di accogliere l'immensità d'amore di Dio, la grazia di Dio. Allora, di fronte a questo, noi siamo invitati ad agire. San Paolo lo dice, creati in Cristo Gesù per le opere buone. Per le opere buone. Noi abbiamo una missione, cioè di corrispondere. E Gesù stesso nel Vangelo dice, chi fa la verità viene verso la luce, fare la verità. Non è che fabbrichiamo la verità, ma che chi corrisponde nella sua vita, con il suo agire, il suo comportamento, al contenuto del messaggio di Cristo, viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, la sorgente è il Padre del Cielo, il Figlio Eterno del Padre è tutto l'amore ricevuto, quest'amore ricevuto che è riversato in sovrabbondanza nel cuore di chi crede in Lui, e questo si è realizzato sul Calvario. Dall'alto della croce è l'immensità d'amore del Padre che ci è rivelato attraverso il Cristo, e possiamo parlare di passione d'amore. La passione di Cristo è terribile quando guardiamo, quando meditiamo quanto ha sofferto, ma è straordinaria quando vediamo l'immensità d'amore che Cristo ha messo in questa sua sofferenza. È così che la sua sofferenza diviene sorgente. E quando il soldato romano ha trafitto il cuore di Gesù, Giovanni disse: uscì sangue e acqua. È l'inizio di un fiume d'amore che esce dal cuore di Gesù, che raggiunge ognuno di noi nei sacramenti e questa mattina di modo particolare nella Santa Eucaristia che celebriamo. Questo testo del Vangelo che abbiamo ascoltato è nel dialogo tra Gesù e Nicodemo. Era una notte, Nicodemo, capo dei farisei, è andato a parlare con Gesù, e c'è questa intimità del dialogo, questa profondità. E Gesù gli dirà: se tu non rinasci dall'alto, non puoi entrare nel regno dei cieli. Se tu non rinasci da acqua e da spirito, non potrai entrare nel regno dei cieli. Allora chiediamo al Signore Gesù di poter noi rinascere. Rinascere significa, in questo tempo di Quaresima, alzare gli occhi verso colui che abbiamo trafitto, verso colui che è innalzato nella sua passione d'amore, per scaturire la grazia nel nostro cuore. Tutto dipende da noi, tutto è nelle nostre mani. Il pericolo si trova anche nel Vangelo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Dunque, quando operiamo nel male, non vogliamo più guardare la luce. Come il contrario, se cerchiamo di compiere ogni giorno il bene nel nostro pensiero, nel nostro agire, allora siamo sulla via della luce e possiamo alzare gli occhi verso colui che è la luce e diffonde in noi la sua luce e la sua grazia. La Vergine Maria, che è la piena di grazia e la pienezza di luce, ci aiuti in questo cammino di Quaresima, sapendo che il frutto ne è la gioia. L'uomo è creato per la beatitudine. Noi siamo beati già, siamo risorti, anche se è in speranza, perché è Dio che ha operato in noi le meraviglie. Non viene da noi, dice San Paolo, è per grazia. E ci aspetta in questo cammino con la nostra fatica quotidiana, con il nostro agire, al seguito dei santi della storia. Sia lodato Gesù Cristo.